Buongiorno a tutti e benvenuti a Big Basket. La Carpegna Prosciutto si è presa la sua rivincita su Brescia che l'aveva tagliata fuori dalla finale di Coppa Italia, l'ha superata in campionato e domani i pesaresi saranno a Bologna in casa della Virtus. Ne parliamo con l'ospite in studio, Coach Gigio Gresta. Bentornato. Buongiorno a tutti. E anche con due allenatori collegati da Scafati, i nostri ospiti da remoto, Marco Ciarpella ed Emanuele Mazzalupi, assistenti allenatori di Pino Sacripanti. Benvenuti. Buongiorno a tutti, Buongiorno. grazie dell'invito. Come state? È già arrivato il caldo in Campania? Eh, diciamo che il clima è più mite rispetto a quello marchigiano, si sta bene, l'inverno è stato molto corto e quindi dai, si vive bene in questa zona. Ecco, da poche giornate Pino Sacripanti ha sostituito Attilio Caia, la guida della squadra, eh, vediamo poi se riuscirà a farci un saluto Pino. Eh, cosa è cambiato e come sta andando? Ma purtroppo i risultati non sono cambiati, nel senso che dopo la sosta e eh, a seguito delle dimissioni di, di Attilio è arrivato Pino, eh, sicuramente ci sono stati dei cambiamenti da un punto di vista tecnico, eh, solamente il calendario ci ha riservato diciamo, una parte di stagione un po' complicata perché eh, diciamo, l'esordio in panchina di Pino è stato a Milano. E poi abbiamo avuto Sassari, che è sicuramente è una delle squadre più in forma del momento, con la quale abbiamo giocato, secondo noi, una buona partita, giocandola alla pari per 38 minuti. Una squadra che poi la settimana successiva da, ha dato più di 30 punti in casa a Varese, e, e adesso, dopo la brutta sconfitta di Treviso, è arrivata nel finale perché eravamo più 1 a 10 secondi alla fine, nonostante un terzo, un quarto un po', un po' storto, adesso domani abbiamo Trieste e dobbiamo in qualche modo portarla, portarla a casa. Emanuele, per voi che esperienza è? Sicuramente è un'esperienza bellissima, eh, si lavora molto, si ha a che fare con professionisti di primo livello, tutti i, giorni, no? tutti i giorni è una crescita continua, cerchiamo ogni giorno di soddisfare le esigenze del coach, ma soprattutto le esigenze della squadra, questa è una squadra che lavora molto ha un grande senso del dovere, ci impegniamo tutti, purtroppo non sempre le vittorie si riescono a ottenere, ma comunque questa è una squadra che può far molto e possiamo arrivare senza nessun problema all'obiettivo. Gigio sono due ragazzi giovanissimi, Marco 29 anni da Montegranaro, eh, re delle promozioni, è stato tanto tempo a Fabriano, Emanuele 33 anni dal 13 dicembre e a Scafati del 10 Tu li conosci, li hai incrociati sui campi? No, non li ho mai incrociati sui campi, li ho visto le loro squadre, eh, non, abbiamo mai, non ho mai avuto l'occasione di stringere loro la mano prima o dopo la partita, almeno io non ricordo, eh, però sicuramente... Sono felice che la pallacanestro marchigiana, che è piena di eh, tanti talenti nel mondo, del, fra, fra gli allenatori, eh, tanti pesaresi, ma non solo pesaresi, eh, possa avere altre due presenze così giovani e così eh, vogliose di lavorare eh, in una squadra importante come quella di Scafati. Io ho allenato a Scafati, anche se sono durato pochi, poco tempo, perché con Nello. Eh, insomma, Nello mi diceva sempre: Ma questo quando ancora in precampionato non aveva nemmeno perso una partita, mi dice sempre: Guarda, Coach, io ho due liste, una di tutti gli americani disponibili e una con tutti gli allenatori disponibili. Quindi, vede tu, insomma, <ride> quella degli americani l'ha usata prima di quella degli allenatori, però. Eh, rapidamente ha sì. utilizzato anche con me quella degli allenatori <ride> disponibili un personaggio, Nello Longobardi però c'è una cosa da dire, che Nello sì. è uno dei presidenti che io ho avuto che conosce meglio la pallacanestro. Mm -mm. quindi quando discuti con lui sai di che cosa parla e non, non si inventa le cose, capisci di pallacanestro, questo è sicuro poi è vulcanico eh Gigio, eh, a proposito di persone vulcaniche, veniamo alla eh, squadra di punta della regione, la Carpegna Prosciutto. Dopo tre stop consecutivi, Pesaro ha battuto Brescia davanti al pubblico amico per 88-79. Possiamo vedere anche gli highlights eh, di questa partita. Eh, per i biancorossi, un ottimo secondo tempo, presenza a rimbalzo e un buonissimo debutto per Austin Day. Era da aspettarselo un debutto così di Austin Day, perché sull'emozione eh, è un giocatore ricco di talento viene in un luogo dove lui e la sua famiglia sono adorati, di conseguenza era anche da aspettarselo. Però mi ha fatto impressione, positivamente impressionato anche eh, il contributo difensivo che non è usuale da, da parte del, del figlio di Darren. Eh, invece oltre ad aver dato un grosso contributo in attacco, importantissimo, ha dato anche il suo contributo difensivo e nel crescendo rossignano del secondo tempo della, della VL lui ha avuto un peso importantissimo. Ecco, la Vuela ha contrastato bene la fisicità della vincitrice della Coppa Italia, bravi anche Tambone, Totè, Abdurrahman, Delfino, Moretti. Sì, be bella prestazione eh, da parte di tutti, dopo quella scopola che si era presa Varese perché subire oltre 100 punti eh, anche se da Varese, che Varese li fa spesso oltre 100 punti, però poteva, eh, poteva incidere negativamente sul morale della squadra. Invece c'è stata una reazione, una reazione importante contro una squadra eh, che, che ha, ha vinto la Coppa Italia, di conseguenza no, contro, eh, anche se la classifica non sorride troppo a Brescia, però è una squadra che in questo momento. In assolutamente, è assolutamente in un buon momento, in un buon periodo. Andiamo a sentire le opinioni dei protagonisti, Coach Jasmine Repesa e Matteo Tambone al microfono di Michele Zavagnini nel post gara. Davanti al nostro pubblico, al nostro campo, perché permettere che loro possano essere più aggressivi di noi? Il secondo tempo è stata questa, questa partita con una difesa straordinaria con, con un'aggressività enorme da nostra parte eh, che ci ha dato fiducia dove siamo andati in contropiede, dopo sono entrati i tiri da tre e secondo me abbiamo fatto un secondo tempo, livello veramente importante dal punto di vista qualità di gioco. Come ti è sembrato l'esordio di Austin Day? Ma super, Austin è, Austin è prima di tutto un, un ragazzo straordinario, sai? Una, una persona, qua ci sono persone che hanno vinto qualcosa. Ostin ha vinto e ehm, non voglio dire l'altro nome, ma ci sono persone che non possono immaginare eh, finire, finire la stagione senza, senza entrare in playoff. Io non voglio pensare a queste cose. Lui è arrivato per questo motivo e quando una persona lascia il contratto molto più alto eh, e viene qua per aggiungere un obiettivo importante per questa città eh, possiamo dire solo Shapu giù. Qualche giocatore di Brescia questa notte ti sognerà. No, siamo stati tutti bravi, dai, abbiamo, fatto, abbiamo vinto grazie alla difesa, quando noi riusciamo a difendere, eh, poi ci sblocchiamo in attacco, diamo quante percentuali, corriamo bene il campo, ci apriamo, eh, ab abbiamo squadra di talento e quindi quando noi corriamo appunto, siamo forti. Marco ed Emanuele, con Pesaro nel ritorno dovete ancora giocare, eh, in casa avete perso a metà gennaio, come la state vedendo? Secondo noi è una delle squadre che nel girone d'andata ha espresso una delle pallacanestro migliori del nostro campionato, perché è una squadra che è, ha sicuramente un gruppo di italiani importante, nonostante la perdita di Mazzola, che era un giocatore veramente importante per Pesaro, una squadra che ha talento negli esterni, ma ha la capacità anche di avere una dimensione interna con, con Kravic, che è un ottimo passatore. Eh, con Charlam Populos che comunque da giocatore tattico che può giocare sia nel 3 che nel 4 che ha dato comunque un'arma tattica importante alla squadra, una squadra che comunque ci ha messo in grande difficoltà, che gioca una pallacanestro frizzante, che è aggressiva in difesa, in attacco veramente eh, ti mette a giro come si, si può dire perché è una squadra che si passa molto bene la palla, poi ha dei tiratori pericolosi quindi veramente una delle squadre che, che ci ha impressionato di più in positivo poi chiaramente una fase di flessione che ci può stare considerando anche gli infortuni, le rotazioni un po' ridotte sicuramente anche l'innesto di idee. adesso ha ridato un po' di fiducia a tutta la squadra e sicuramente una rotazione più, più allungata Manuele tra quarto e decimo posto ci sono sei punti come vedi la corsa ai playoff? È una corsa molto agguerrita. C'è diciamo, cioè molto equilibrio, ci sono molte squadre. Che possono ambire a questo risultato. Eh, anche la stessa Brescia che ha perso a Pesaro, è una squadra che può ambire a giocarsi i playoff nella dimostrazione che è stata in grado di vincere la Coppa Italia, Quindi diciamo che gli equilibri sono molto, molto sottili. Sparano la differenza gli scontri diretti, penso. E i dettagli, gli infortuni più o meno occasionali in quest'ultimo periodo di campionato. Purtroppo per adesso diciamo, non ci riguarda questo obiettivo, però penso che ogni, ogni partita sarà per tutti quanti, varrà qualcosa sia in zona retrocessione sia in zona playoff. Diciamo. Vuoi aggiungere qualcosa sulla ultima partita vostra, la sconfitta a Treviso 89-88 in un finale thrilling? Beh, noi sicuramente in un periodo di, un po di, di stallo, un po' dobbiamo ancora eh, inserirci bene con Pino, quindi anche noi siamo un po' Venivamo da due buone prestazioni con Milano e Sassari, nonostante l'avversario era un avversario, due avversari importanti. A Treviso, un po' anche l'infortunio di Pinkins, ci ha penalizzato, quindi abbiamo giocato una partita un po'. Sottotono soprattutto nel terzo quarto, nel finale abbiamo fatto una, una gran rimonta, stavamo compiendo l'impresa, poi non è stato sufficiente, peccato ma già da oggi con Trieste ci ritroveremo per portare a casa i, i due punti che sono troppo importanti per la nostra classifica. Marco Scafatti è ultima con 14 punti assieme a Verona, Reggio Emilia e Napoli, Brescia ha due punti in più, Trieste 4, ve la giocherete con queste squadre no? Si presume. Sì, penso che la corsa sia su queste squadre che hai menzionato. Eh, noi abbiamo un calendario un po' particolare perché abbiamo gli scontri diretti più importanti Reggio Emilia e Verona in trasferta. E adesso stasera giochiamo una partita fondamentale per il nostro proseguo, anche per sbloccarci mentalmente, perché in un momento di difficoltà come questo... Basterebbe ecco, sbloccarsi con una bella vittoria per cercare di affrontare anche i prossimi impegni con un po' la mente più leggera. Eh, la guerra, cioè, cioè è, una è una grande guerra finire questo campionato, perché comunque ci sarà probabilmente un arrivo in parità con diverse squadre, quindi anche la classifica pulsa sarà fondamentale. E come, come affronteremo gli scontri retti da adesso alla fine determinerà il nostro campionato. Assolutamente sì, decideranno gli scontri diretti e Gigi eh, c'è equilibrio sia in fondo che in cima alla classifica, no? tutto aperto. Sì ma poi il girone di ritorno eh, storicamente ci, ci, ci fa assistere a dei risultati anche strani eh, perché ci sono quegli scontri, eh, innanzitutto alcune squadre si preparano per il rush finale quindi in vista dei playoff e quindi fanno anche un lavoro fisico atletico. Uh, alla luce del fatto che devono caricare e mettere benzina nei loro atleti. Altre squadre invece tengono molto al risultato per la salvezza, quindi si assistono anche a dei risultati imprevedibili. La VL ne è stata è stato un testimone anche in positivo in passato con delle vittorie e con dei finali di stagione eh, che l'hanno portata alla salvezza vincendo su campi quasi impossibili, ma perché magari quelle squadre già pensavano al rush finale e alla, alla preparazione per i playoff e di conseguenza il girone di ritorno eh, non, è, non, non possiamo assistere a una situazione regolare come nel girone d'andata assisteremo sicuramente a dei passi falsi da parte di Bologna e da parte di Milano che andranno ad avvantaggiare una di quelle squadre che magari in una situazione normale mai poi mai avrebbe potuto pensare di vincere contro queste due formazioni. Quindi sarà imprevedibile fino alla fine. Bene, grazie per ora. Adesso dobbiamo fermarci. C'è il nostro consueto tema pubblicitario che incombe. Non andate via perché torniamo tra pochissimo. Bentornati a Big Basket, seconda parte della nostra trasmissione dagli studi di Fano. In sede con eh, coach Luigi Gigio Gresta da Fossombrone e eh, con i marchigiani trapiantati a scafati. Emanuele Mazzalupi e Marco Ciarpella, assistenti di Pino Sacripanti. Eh, Gigio, a parte eh, che di Padol, col tuo socio e amico Michele Maggioli parlate di pallacanestro? Sì, ogni tanto, allora ti correggo un attimo perché se mio papà sente, la, vede la trasmissione dice da Fossombrone si arrabbia, quindi sono pesarese... Ah, che ti ha mandato a Fossombrone. Quindi per non, far, per non far arrabbiare Giuseppe lo voglio specificare, però a parte questo, eh, sì, ogni tanto chiacchieriamo con Michi di, eh, di Palacanestro, anche se adesso le nostre chiacchiere sono più basate sull'attività che stiamo svolgendo insieme, cioè quella del padel, però eh, è inevitabile, diventa inevitabile, è stato il primo amore sia per me che per Michele e di conseguenza spesso eh, discutiamo, certe volte ci prendiamo anche in giro, eh, eh, lui sfottendo gli allenatori, io sfottendo i pivot, ma eh, diventa normale, entrambi tif tifiamo per ovvi motivi per la squadra della nostra città. Speriamo di rivederti presto in pista. Purtroppo un altro Pesarese, Spiro Leca ha pagato le conseguenze di una società che ha avuto dei problemi, diciamo così, anche Ferrara è stata estromessa dal campionato, questa volta di A2 come la tua ex Firenze in Serie B. Sì, ci ha comune una, triste, una triste esperienza simile. Eh, bisogna sicuramente fare qualcosa per fare in modo che eh, le squadre quando partono sanno anche che eh, con certezza potranno arrivare in fondo. Eh, la situazione che è accaduta a me a Firenze è paradossale, però è altrettanto paradossale, anche se più canonica, quella che è accaduta a, a Spiro. Da me era una società appena nata e non è riuscita ad arrivare oltre ad uno stipendio. Allora mi chiedo perché farla nascere? In quella di Spiro invece eh, veniva già fuori delle difficoltà da un po' di tempo Bene. e queste difficoltà si sono concretizzate purtroppo in questo ritiro che ha danneggiato lui, ha danneggiato i giocatori, ma ha danneggiato la pallacanestro nel suo nel suo complesso, quindi sì. situazione triste, ma finché c'è la salute va bene. Mancano otto giornate al termine della stagione regolare in Serie A, in attesa dei verdetti definitivi, quale squadra ti sta piacendo, quale ti sta deludendo? Ma guarda, Pesaro è una, è una squadra che, che sta piacendo. In questo momento, hanno detto, hanno detto bene i coach, Sassari in un momento di eh, particolare eh, forma. Eh, c'è stato per la, la, la parentesi del, della Coppa Italia l'esploat da parte di Brescia, ci sono le certezze di Milano che adesso si è anche ripresa in Europa, ma anche di, eh, di Bologna che sicuramente saranno le maggiori candidate alla vittoria finale, però vediamo finalmente una sfida vera fra due squadre che si equivalgono e non c'è più chi domina il campionato, dominio che eh, ora per una squadra, ora, ora per quell'altra, negli ultimi 15 anni è eh, sempre stato in mano di una squadra da dover battere. Questa volta, per fortuna, abbiamo due squadre che sono allo stesso livello e diverse contendenti dietro di loro che potrebbero fare lo sgambetto, come quando accade che eh, Sassari vinse il campionato con Meo Sacchetti, oppure le vittorie di Venezia, eccetera, eccetera. o di Varese. Eccetera. O di Varese. Eh, Marco, voi siete partiti con l'obiettivo di salvarvi? Immagino, siete una promossa noi siamo arrivati in corsa sia io che Emanuele a distanza di un mese circa, sono arrivato scafati con la chiamata di, di Coccaia che era stato chiamato a rimpiazzare Rossi dopo sei giornate e chiaramente siamo arrivati qui che eravamo ultimi in classifica, quindi l'obiettivo della società è quello di salvarsi, la società ha fatto grandi sforzi sicuramente. Eh, il fatto di aver cambiato diversi giocatori è il segnale che la società vuole provarci fino in fondo a conquistare l'obiettivo della salvezza dopo tanti anni di sacrifici in Serie A2. Eh, abbiamo fatto una parte centrale di campionato molto importante vincendo anche in casa della Virtus Bologna e eh, come diceva il coach in precedenza. Questi risultati tra squadre che fanno la Coppa quindi hanno il doppio impegno, tra squadre magari che fanno un programma fisico per i playoff, qualcuno con meno motivazioni, è chiaro che risultati come questi possono incidere da adesso alla fine. Come noi abbiamo preso due punti importanti a Bologna. E abbiamo fatto, come dicevo, una parte centrale importante. E poi, nelle ultime otto giornate, purtroppo, abbiamo conquistato una sola vittoria in casa con Venezia. E questo ci ha risucchiato nelle zone basse della classifica. Avete appena inserito un lungo sloveno, Crampeli? Eh, sì, sì. Eh, abbiamo inserito Martin, è un giocatore interessante che, che, che reduce da una prima parte di stagione in Polonia con, con ottimi numeri. È un giocatore che può giocare nel 4, magari qualche minuto anche da 5. È un grande atleta e un giocatore che è arrivato qui sia per allungare la rotazione, ma anche per eh, sostituire almeno per il momento l'infortunato Pinkins che comunque per noi era un giocatore fondamentale, parliamo di uno dei migliori rimbalzisti offensivi del campionato, un giocatore sempre, cioè comunque in doppia cifra di media e quando ti viene a mancare il quattro titolare in questo momento della stagione si deve correre subito ai ripari. Emanuele, in squadra c'è anche l'ex Pesaro Monaldi e per un periodo c'è stato anche Doron Lembe. Non c'è né Doron Lembe né Monaldi in questo ah, momento. Diego okay. ci ha lasciati nel mese di dicembre e Lembe più o meno in contemporanea. È una squadra che, che sta lavorando, è una squadra che merita merita sinceramente qualcosa in più, sia perché eh, nonostante i risultati comunque nel mese di dicembre siano stati molto positivi, come ha detto Marco. Ma l'impegno dei ragazzi non è mai venuto meno, sia con Attilio sia adesso con Pino. Sono ragazzi veramente che ci tengono e non è una cosa così scontata. Eh, nonostante noi già facciamo lavoro in Serie A, però sono veramente ragazzi apprezzabili, professionisti seri. Anche lo stesso Martin arrivato, è l'ultimo arrivato, un ragazzo che è entrato in punta di piedi, eh, ma per arrivare alle stelle della squadra come Logan e Julian Stone, che sono veri esempi e poi si trascinano dietro tutti gli altri di giorno in giorno ogni allenamento. Manuele siete spesso insieme anche nel tempo libero immagino, voi due. Tempo libero non ce n'è molto, però <ride> quel <che> <ride> sì, quel poco che c'è siamo, siamo insieme, ma nonostante tutto oggi l'importante è dare il massimo per la causa Scafati, eh, fare il miglior lavoro possibile perché poi veramente come dicevo prima... Sia il coach sia la squadra hanno bisogno di noi per quel poco che, che possiamo fare, perché poi alla fine le partite le giocano i giocatori e le vincono i giocatori. Tutto il lavoro di supporto che riguarda lo staff eh, penso che sia importante, e necessita di molto tempo e noi per questo, sia io che Marco, ci diamo molto da fare e ci adoperiamo molto. Eh, vi dividete bene i compiti. Eh, Marco, tuo fratello gioca ancora? Tuo fratello Francesco gioca ancora a Forio? Campania? Anche no, lì. è tornato, è tornato, è, è tornato è a Civitanova, a NC Gold. Stanno facendo un buon campionato e adesso restano due giornate e. Salvo diciamo imprevisti dovrebbero chiudere il campionato comunque, se non erro, già matematicamente tra le prime due. Eh, giocano con Osimo lo scontro diretto per il primo posto questo fine settimana. E quindi bene, avvicino a casa, studia e, e gioca. Giovanissimo anche lui. Posso darvi un consiglio? Certo. Andare ogni tanto a Vietri in questo periodo non fa male, eh? nei momenti, nei momenti che, in cui Pino vi dà un attimo di pausa, c'è un ristorantino lì eh, che non per è male, così era mazzitana, quindi li invidio anche un po'. Eh? Poi scrivete a Gigio per ulteriori consigli. Veniamo ora ai quadri delle partite del weekend, 23 ⁇ giornata in Serie A, oggi Givova Scafati, Pallacanestro Trieste, domani Dolomiti Energia Trentino, Giavi Napoli, Umana Raier Venezia, Una Hotels Reggio Emilia, Eppi Casa Brindisi contro Nutribullet Treviso, Virtus Segafredo Bologna, Carpegna Prosciutto Pesaro alle ore 19 e ancora Germani Brescia e a 7 Emporio Romani Milano, Banco di Sardegna Sassari, Mioz, Dertona Tortona e Open Giometis Varese, Tezenis Verona. Eh, Gigio domani Pesaro va a Bologna, eh, Virtus senza Teodosic, eh, ma con i marchigiani appunto Hackati Paiola e l'ex coach del secondo scudetto Sergio Scariolo. Serve più di un'impresa, ricordiamo che è un confronto storico, una classica. È una classica, ma veramente le, le assenze da parte delle Vunere non, ne devono mancare 10 per, per, per pensare di, di dire che possa mancare... Eh, qualche pezzo importante, anche se Teodosic è un giocatore fondamentale, però, in quel ruolo lì appunto li hai citati tutti e tutti te. Eh, è ricchissima eh, di giocatori di altissimo profilo. È una, è una situazione difficile, è una partita assolutamente difficile, ma è la classica partita dove non hai nulla da perdere. Eh, vieni da una bella vittoria, quindi vai lì a cuor leggero e chissà che non ci possa scappare. Eh, l'impresa, però ovviamente il pronostico è tutto a favore dei bolognesi però ripeto, andare a, a disputare una partita senza avere nulla da perdere è sicuramente un vantaggio per chi è in questa posizione. Sono ben 15 anni che Pesaro non vince a Bologna in casa Virtus quindi perché non, non tentare ora eh, all'andata eh, si impose Bologna di eh, 5 punti dopo un tempo supplementare. Eh, fu una partita tirata sicuramente questo, questo aspetto andrà a vantaggio dei bolognesi, perché sicuramente il coach Cariolo eh, lo, evidenzi lo ev evidenzierà eh, con precisione. Guardate, all'andata stavamo per lasciare di due punti. Ah, sì. eh, ovvio, eh, la legge dei grandi numeri dice che o prima o poi un campo anche così importante come quello di Bologna eh, sarà battuto, sarà conquistato, però ovviamente se uno deve dare, dovesse giocare una schedina... Il pronostico è a vantaggio di Bologna, però ripeto, questa facilità e questa leggerezza con cui si può andare a disputare una partita del genere dopo una vittoria così importante come quella di qualche giorno fa non può che fare anche sperare all'impresa, agli uomini di Repesa. Marco ed Emanuele, eh, Bologna ha appena espugnato Milano, quindi insomma diventa davvero difficile per Pesaro, vi chiedo un pronostico. Ma sbilanciatevi pure per Pesaro però ecco eh, ne abbiamo già parlato il risultato non è mai chiuso è il bello del nostro sport eh, Pesaro comunque ha ritrovato una vittoria importante in fiducia e eh, comunque la Virtus eh, si vuole anche magari giocare le ultime proprio possibilità di eh, acciuffare i playoff anche di Eurolega quindi eh, provar, provarci non nuoce, quindi sarà sicuramente un, un ostacolo importante, però penso che Pesaro abbia le carte in regola per, per potersela giocare. Per voi con Trieste, l'avete detto prima, è quasi uno spareggio? Eh, diventa una partita quasi decisiva perché poi le giornate sono sempre meno e sono quelle partite un po' segnate con rosso perché eh, poi comunque abbiamo degli scontri retti in trasferta e in casa, comunque abbiamo delle sfide sulla carta più difficili e abbiamo bisogno comunque di, dopo tre settimane, quattro settimane di lavoro con, diciamo, con il nuovo sistema del coach, abbiamo bisogno anche di raccogliere qualcosa per aumentare la fiducia nel, nel lavoro che stiamo facendo, quindi stasera è veramente una partita importante. Emanuele, il vostro futuro, pensate a restare fuori casa, riavvicinarvi dove vi vedete? Insomma, il prossimo anno. Intanto oggi pensiamo a portare a termine la stagione con una salvezza, perché questa è una cosa molto importante sia per la squadra, sia per ognuno di noi come professionisti. Poi quello che ci era il mercato quest'estate, poi vedremo, ecco. Sicuramente io personalmente sono molto contento della scelta fatta, e è una cosa molto molto stimolante, quindi se ci sarà l'occasione di rimanere a Scafati piuttosto che in un'altra piazza in Serie A saremo sarei molto contento, altrimenti si può evitare qualsiasi cosa. Ma ecco, ripeto, l'importante oggi è portare a termine l'obiettivo con Scafati. A questa domanda eh, che, che spesso mi hanno rivolto, cosa pensi? Nel nostro mestiere, nel mio, quello dei coach, eh, giù a Scafati, la, la prospettiva è sempre la settimana dopo. Io dico sempre che un allenatore. Ma lo sapevo, io glielo ho chiesto, eh, ci ho provato. Una, un allenatore compra sempre eh, le bottiglie d'olio da mezzo litro e due pacchi di pasta, quelli per arrivare alla, alla partita seguente. Quindi quando mi parlano di programmazione, eh, programmazione a lungo termine, investimento sui giovani, non conta vincere, tutte balle. La programmazione è quella per la settimana che arriva. Esaspero il concetto, per i vice allenatori non è così, certo. così, così marcato questo concetto, sì. ma sicuramente per i capi allenatori... Ti assicuro che al supermercato si compra l'olio da mezzo litro. Immagino, bisogna pensare ai risultati perché alla fine sono cose... <ride> Però alla che fine contano. ci si abitua. Eh? Sì, 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 è un mestiere bellissimo. Turno numero 24 in serie B, girone C. Oggi Fabriano va a Ozzano, domani Matelica riceve Rieti, Senegalia in trasferta a Fiorenzuola. Ancona è di scena a Imola contro la Virtus e Iesi ospita l'Andrea Costa. Imola eh, Gigi, rappresentanza dei marchigiani, chiedo a te di Fabriano che ha appena superato in casa la capolista Rieti per 79-70 e resta terza. Eh, Ci ho giocato che... contro, fa... contro Conosci Fabriano. Conosci bene il Girone? Sì, conosco bene il Girone perché l'ho praticamente. Ho praticamente quasi giocato con tutti, mi mancava Matelica e non ricordo, mi sa solo Matelica, un'altra partita. Ehm, Fabriano è una buona squadra, ben allenata, che gioca una bella pallacanestro, è venuta a vincere a Firenze, anche se era nel momento in cui praticamente non prendevamo più una lira da diversi mesi. Ehm, però era una squadra che venuta, noi ci siamo giocata e è venuta con merito, ha vinto eh, una bella partita ben allenata ripeto e questa vittoria contro Rieti, Rieti è uno squadrone, ieri il Rieti per quel girone è come se stessimo parlando di eh, Milano o la Virtus Bologna per quanto riguarda la 1, eh, eh, vincere contro, contro Rieti ha dato un, un segnale importante che fino ad un certo punto tutti vedevano in Rieti e forse in Firenze la possibile vincitrice di quel girone. Firenze non c'è più. Questa sconfitta da parte di Rieti ha probabilmente inclinato certe certezze. Bene, è davvero tutto per questa puntata di Big Basket. Io ringrazio tantissimo gli assistenti allenatori di Scafati e della Givova, Marco Cerpelli e Emanuele Mazzalupi. Continuate a tenere alto il nome delle marche. Grazie a voi dell'invito e alla prossima. Ringrazio coach Gigio Gresta per il suo prezioso contributo. Grazie a te, Cami. Grazie mille a tutti voi, ci vediamo sabato prossimo.